Assessore Brianza, come delega al Post Expo, lei si è occupata ancora della polemica che è sorta proprio in questi giorni sull'utilizzo, eventuale utilizzo dell'ex campo base di Expo per accogliere i profughi. Lei ha fatto una precisazione: nell'accordo questo campo doveva essere temporaneo, quindi dovrebbe essere smantellato. Assolutamente. La gestione in sé è completamente scandalosa. Questo campo, per precisi accordi contrattuali, deve essere smantellato e l'area restituita al comune di Rho e destinata a verde. Questi sono precisi accordi contrattuali che sono in capo alla società Expo, oggi società in liquidazione. Questo campo è stato già oggetto di attenzione nei mesi scorsi, lo è stato a ottobre, lo è stato a marzo, quando si è fatta sentire forte e chiara la voce di Regione Lombardia. Beh, oggi torna a essere alla ribalta della cronaca e torna a essere l'unico luogo appetibile nel quale collocare gli immigrati. Ci rendiamo conto che è uno spazio assolutamente interessante e ci sono posti cospicui, perché parliamo di oltre 500-600 posti letto. Però una cosa del genere è assolutamente inaccettabile. È inaccettabile che il nuovo sindaco di Milano, per risolvere il problema di Milano e dell'accoglienza nel comune di Milano, si rivolga fuori e quindi trovi come soluzione quella esterna al comune di Milano e si rivolga quindi al comune di Rho. Sale anche il sindaco della città metropolitana, e se è così che intende affrontare i problemi, cioè ripulendo la stazione centrale a discapito dei comuni limitrofi della città metropolitana, direi che non è un grande inizio. Parlando poi dell'area in sé, le stesse preoccupazioni, perplessità che avevamo manifestato a marzo le manifestiamo oggi ancora con più forza. Regione Lombardia crede e ha creduto fortemente nel Post Expo. Già da oggi ci sono 50 milioni sul tavolo, l'area è riaperta, ci sono tante attività in corso e il palinsesto di eventi si sta ampliando. Questo sito è a soli 800 metri dall'area in cui si è svolta l'esposizione universale. Beh, allora noi vogliamo rilanciarci a livello italiano, europeo e mondiale, vogliamo che quest'area diventi di interesse internazionale, non certo per il più grande campo profughi da 600 posti a soli 800 metri, ma per altre ragioni legate all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo. E in questo siamo certi di trovare la vicinanza anche del comune di Rho, che su questa decisione ha già manifestato la propria contrarietà.